Il secondo segnale che affrontiamo adesso è il segnale di curva stretta. Che sia curva a destra o curva a sinistra, poco cambia. Voi ricordatevi che indica che fra 150 metri c'è una curva che sia a destra o a sinistra, non cambia nulla perché il pericolo è identico. I pericoli all'interno della curva sono due. Il primo è che manca la visibilità e se manca la visibilità, come nel dosso, non posso effettuare le manovre. Quindi è vietata la sosta, è vietata la fermata, è vietata la retromarcia, l'inversione e il sorpasso. Il sorpasso si può fare solo e soltanto se mi trovo su una strada a senso unico, tutti vanno in un'unica direzione, o che ha almeno due corsie per senso di marcia, se no è vietato. L'altro pericolo della curva è la forza centrifuga, una forza che mi cattura e mi spinge verso l'esterno della curva, quindi mi fa andare fuori strada. Cosa devo fare per evitare di uscire fuori strada? Rallento, tengo forte il volante e aumento la distanza di sicurezza. Affronterò la curva a una velocità ridotta, quindi vado piano, in base all'inclinazione della curva, quindi all'angolo della curva. L'affronterò ancora più piano se la strada sarà bagnata perché le condizioni non sono favorevoli o se ho il ruotino, cioè la ruota di scorta, perché ricordatevi che la ruota di scorta ci permette di andare al massimo a una velocità di 80 km orari. Ricordatevi l'ultima cosa, sotto il segnale di pericolo di curva ci possiamo trovare la scritta tornante, che vuol dire curva stretta. Ora partiamo con i quiz. Primo quiz. In presenza del segnale raffigurato si deve marciare ad andatura particolarmente moderata se si circola con il ruotino. Vero? Perché? Perché il ruotino ci permette di andare al massimo alla velocità di 80 km orari ed essendo una ruota leggermente più piccola non mi garantisce un'ottima aderenza. Domanda numero 2. In presenza del segnale raffigurato, su una strada a doppio senso di circolazione con due sole corsie, si deve circolare il più possibile vicino al margine destro. Vero. Perché? Perché il pericolo in curva è che non vedo provenire i veicoli dall'altra parte, allora io mi sposto il più possibile a destra. In presenza del segnale raffigurato, su strada a senso unico di circolazione, si deve marciare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata. Falso, perché se la strada è a senso unico, non devo spostarmi a destra, quindi nel lato destro della mia corsia, perché dalla parte opposta non proverrà nessun veicolo.